Siamo a Sant'Egidio alla Vibrata per l'undicesima edizione della Passione di Gesù. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale e dalla locale Chiesa del Sacro Cuore. La prima edizione di questa manifestazione fu realizzata nel 1997 dagli allora adulti dell'Azione Cattolica. L'ideatore e promotore dell'iniziativa fu Don Tommaso Capriotti, aiutato da una signora teramana, Banda d'Egidio. Nel corso di questi anni la manifestazione è cresciuta anche grazie al cambio generazionale degli attori ed è diventata sempre più bella e soprattutto è una di quelle tradizioni che rendono interessante la parrocchia anche da un punto di vista culturale. Questa sacra rappresentazione con personaggi viventi di Sant'Egidio e non solo si caratterizza per la grande partecipazione dei giovani. La loro presenza consente di tramandare la Via Crucis alle nuove generazioni, in modo che la tradizione continui. Il tutto ha come scenario le strade della cittadina, i rigorosi costumi confacenti la storia della Passione di Cristo, i tanti figuranti sfilano per le strade principali di Sant'Egidio. E in quest'ultima cena il vino, così rinnovato, che diventa velo della presenza salvifica di Cristo. Seppure nata come semplice evento scenografico, essa ha assunto sempre più col passare degli anni il senso del raccoglimento e della meditazione sugli episodi finali della vita di Gesù. Stiamo vivendo questa sera uno dei momenti più drammatici ed intensi della storia del cristianesimo, la passione e la morte di Gesù Cristo. In una ricostruzione accurata e fedele alla descrizione evangelica si ripercorrono gli ultimi istanti della vita terrena di Gesù di Nazareth, dal momento in cui dona ai suoi apostoli l'Eucaristia al tradimento di uno di essi. Uno di voi mi tradirà. Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio. Io vado a prepararvi un posto nella casa del Padre mio. Voi conoscete la via. Signore, non sappiamo dove vai e come ne possiamo conoscere la via? Tommaso, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Solo attraverso di me si può conoscere il Padre. E infatti voi lo conoscete e lo avete visto.
Signore, mostraci il Padre, e questo ci basta. Da tanto tempo sono con voi. E tu non mi hai ancora conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Io sono nel Padre, e il Padre è in me. Se mi amerete, io pregherò il Padre che vi mandi lo Spirito Consolatore. È lo Spirito della verità che il mondo non conosce, ma io lo manderò a voi. Padre, Padre, tu che puoi ogni cosa, se è possibile, se puoi, allontana da me questo amaro calice, ma sia fatta la tua, non la mia volontà. Nessun uomo può portare questo fardello, credimi, nessuno. Chi è tuo padre? Chi sei tu? Simon Pietro, tu dormi? Così non avete saputo vegliare neanche un'ora con me? Maestro! Perché dormite? Alzatevi, vegliate, pregate. La preghiera allontana la tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Come facciamo a riconoscere Gesù? È vero, neanche io distingo bene nel buio della notte. Potremmo fare così. Per identificarlo, potrei avvicinarmi con la spossibilità di un bacio. Buona idea. Così quello che bacerai, noi lo acciuffiamo. Giuda, cosa stai cercando? Sto cercando il maestro. Figlioli miei, il momento è arrivato. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. L'ora è venuta. Ecco, il figlio dell'uomo è consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, il mio traditore è vicino. Salve, Rabbi. Giuda, con questo bacio tu tradisci il figlio di Dio. Siete venuti con spade e bastoni a prendermi come se io fossi un assassino? Ogni giorno io ero nel tempio in mezzo alla gente. Perché non mi avete arrestato allora? Non lo so, ma gli ordini sono ordini. Segue Gesù da lontano con Giovanni fino al cortile del palazzo di Caifa. Qui attende, insieme ai servi dei membri del Sinedrio, che il processo si compia. Ti scongiuro per il Dio vivente che tu ci dica: sei tu il Messia? È questo che voglio sapere. E allora, sei tu il Messia, il figlio del Benedetto, il figlio di Dio? Tu lo hai detto, io lo sono, lo sono. Se ve lo dico, voi non mi credete. E se vi interrogo su questo, voi non mi rispondete. Vi dico che da ora vedrete il figlio dell'uomo sedere alla destra della potenza di Dio. Ma allora lo affermi. Tu, Nazareno, dichiari di essere il figlio di Dio? Voi lo dite. Tutti voi lo state dicendo. Sì, io lo sono. Avete udito? Avete udito le sue bestemmie? Non c'è più bisogno di testimoni. Voi siete tutti testimoni. Tutti abbiamo udito la sua bestemmia. Non ci manca più niente adesso per giudicarlo. Ho tradito sangue innocente. Rilasciatelo. Riprendetevi le vostre monete, non le voglio. Se pensi di aver tradito sangue innocente,
È un tuo problema. Piglia il tuo denaro e vattene. Abbiamo trovato costui che sovvillava il nostro popolo e affermava di essere il Cristo Re, il Messia. Non mi mischiate nelle vostre liti religiose. Giudicatelo secondo le vostre leggi. Lo abbiamo già giudicato e per noi è colpevole. Ma non possiamo metterlo a morte. Questo lo devi fare tu. Ma questo rientra ancora solo nei vostri problemi, non nei miei. E così io dovrei condannare a morte un uomo perché ha detto di essere il figlio di Dio? Ma ha anche ucciso? Ha aggredito qualcuno dei miei soldati? Ha rubato o ferito un vostro sacerdote? Qualcuno di voi può provare di essere stato almeno offeso? Vi chiedo, sulla base di cosa posso giudicare quest'uomo? Se è reo di morte chi bestemmia contro Cesare, quest'uomo ha bestemmiato contro Dio. Ebbene? E ciò è grave bestemmia. No, no, io non ne voglio sapere nulla. Portatelo da Erode. Maestà, questo è Gesù, arrestato dai soldati del Sinedrio e che il procuratore romano vuole sia da voi esaminato. Quest'uomo è Gesù? Bene, le mura della mia reggia hanno risuonato del tuo nome molte volte. Sono contento di averti finalmente qui. Non poche volte ho desiderato addirittura di averti a cena quale mio gradito ospite. Ma non mi sarei mai aspettato che tu mi giungessi in catena. Quindi tu sei Gesù? Se non ho sentito male di te, si dicono cose mirabili. È vero che fai miracoli portentosi? Che molti ciechi hanno riavuto la vista e che storpi e ammalati di ogni genere siano guariti solo per le tue parole? Si è fatto molto rumore per niente o è tutto vero? No, 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 intorno al tuo nome si è detto troppo perché sei solo fantasia. E noi crediamo che tu sia davvero molto, molto bravo. Insomma, puoi farci assistere ad uno dei tuoi prodigi? Ecco, questo vaso in bronzo, che ti costa? Fammelo diventare di purissimo oro. Non chiediamo molto in fin dei conti. Ma perché non rispondi? Soldato, per che cosa è stato arrestato quest'uomo? Il Sinedrio dice che è un bestemmiatore, è un sobillatore di popolo. E Pilato? Il procuratore chiede un vostro parere, maestà. Sono veramente lusingato. Dovrò fare visita di cortesia al nostro Pilato. Però che cosa devo esaminare? È un uomo? Sei un bestemmiatore, come potremmo mai dirlo? Non parla neanche. Chiediamo il consenso alla folla, che sicuramente appoggerà Gesù, visto che ha ricevuto tanti miracoli da lui. Magari lo mettiamo a confronto con un grosso criminale, tipo Barabba, quell'assassino. Così la folla non avrà dubbi su chi scegliere. Popolo di Gerusalemme,
Vietra voi l'usanza di liberare un carcerato per la festa di Pasqua. Per mostrarvi la magnanimità di Roma, vi diamo ancora questa possibilità. E allora, chi volete che vi liberi? Gesù o Barabba? Pilato! Mi lavo le mani dal sangue di quest'uomo e che sia dunque scritto: Gesù di Nazaret, colpevole di tradimento per essersi proclamato re dei Giudei, è condannato alla crocifissione. Donna,
Ecco tuo figlio, Giovanni. Ecco tua madre. Ho sete. Dategli un po' d'acqua e aceto. Eloì! Eloì! La masa Bartani! Ma che sta dicendo? Sta chiamando Elia! No, no, sta pregando! Ha detto, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tutto è compiuto. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. L'hanno spostato. E se l'hanno rubato ai farisei? Ma che dici? Che se ne fanno di un cadavere? Aspettate, lì c'è uno seduto. Chiediamo a lui. Non abbiate paura. Se state cercando Gesù, non è qui, è risorto. Questo è il luogo della sua sepoltura. Guardate! Gesù è vivo! Gesù è risorto! Andiamo subito a dirlo ai discepoli.